a tutti, il tutorial di oggi sarà su come realizzare questi uccellini molto molto carini e dolci. Per la Pasqua penso che sia proprio indicato tra i tutorial più indicati. Ho utilizzato due modi diversi per realizzarli, vedete? Guardate la lavorazione e questa invece è la lavorazione, diciamo, classica dell'uncinetto. Questa invece è prendendo il filo sul davanti, questo è il classico sul dietro e invece questo quando prendiamo il filo sul davanti. Ho voluto provare a farlo così, è veramente molto, mi piace molto, ecco, esteticamente come punto, bello, mi piace. E se volete farlo anche voi, durante il tutorial, ve lo spiego all'inizio del tutorial, vi spiego come realizzare questa lavorazione, diciamo, vedete che ci hanno delle crocette in pratica. Prima di iniziare con il tutorial, vi ricordo che se volete continuare a seguirmi, iscrivetevi al mio canale YouTube e potete anche trovarmi su Instagram. E lo schema scritto lo troverete sul mio sito verdesmeraldo.it e lo trovate sempre nella descrizione perché tanti mi chiedono: ma lo schema scritto? Lo schema, il link diretto è sulla descrizione. Certe volte alcuni link non funzionano, ma basta che mi avvertite e io sistemo il tutto. Sotto, sempre nella descrizione, scrivo anche il materiale che ho utilizzato. Ci saranno anche dei link consigliati su alcune attrezzature che ho preso io e che sto utilizzando. Il mio tutorial, come solito, è diviso in capitoli, così potete arrivare, se vi piace il fiorellino, potete andare direttamente al fiorellino senza dover guardare tutto il tutorial, dunque molto molto utile. Poi mi trovate su Pinterest e se volete potete anche chiacchierare con me su Facebook. Per quanto riguarda questo tutorial, l'attrezzatura che utilizzate è soltanto il cotone e l'uncinetto, l'ovatta per imbottire e il marcapunti. Un gomitolino, cioè un pochettino per ogni colore perché sono veramente piccolini, non serve tanto cotone. Ecco, l'unica cosa, adesso che mi stavo dimenticando, è che per quanto riguarda tutto il corpicino, il fiore, eccetera, ho utilizzato un cotone numero 3 e ho utilizzato un cotone un pochino più piccolino per quanto riguarda il rosa, altrimenti vedete come diventa grosso utilizzando lo stesso cotone. Non mi piaceva, era troppo grosso, può essere il becco di un uccellino maschio, ma non certo di una femminuccia, allora ho utilizzato un filato più sottile. Voi vedete un po' quello che vi piace di più. Bene, iniziamo subito con il nostro tutorial. Iniziamo il nostro lavoro con l'anello magico oppure con le 2 catenelle. Nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, vado a lavorare le 6 maglie basse. Io per questo progetto le maglie basse adesso le lavoro prendendo il filo non più come solito sul dietro, ma proviamo a prendere il filo sul davanti in questo modo. Di nuovo. Non lo prendo da dietro, vedete il filo, ma lo prendo dal davanti. E lavoro così, tutto il lavoro lo faccio prendendo il filo in questo modo. Così, 3, 6. Seconda riga, vado a lavorare in ogni maglia bassa che ho appena fatto, ne vado a lavorare 2, dunque un aumento di maglie basse. Il filo non lo prendo così, continuiamo. A me risulta un po' difficoltoso perché io sono abituata proprio a prenderlo come mi ha insegnato mia nonna sul dietro, vedete? E invece proviamo a lavorarlo in questo modo. Bene, sono 2.
Alla fine della riga dobbiamo avere 12 punti. Faremo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Facciamo l'aumento e poi lo andiamo a ripetere per tutta la riga oppure per 6 volte. Alla fine del giro dobbiamo avere 18 punti. 2 maglie basse e un aumento. Lo lavoriamo questa sequenza per tutto il giro oppure per 6 volte. In totale, alla fine della riga dobbiamo avere 24 punti. Riga numero 5, 3 maglie basse e un aumento. Ripetiamo questa sequenza per tutta la riga. Ora andremo a lavorare dalla riga numero 6 alla riga numero 8, dunque 3 righe, una maglia bassa in ogni maglia bassa, dunque 3 righe di 3 di 30 maglie basse e poi ci troviamo qui dopo. Ecco il risultato. Ora andiamo a lavorare la riga numero 9 e ripeteremo questa sequenza per 6 volte di 4 maglie basse e un aumento. Maglie basse e un aumento. In totale, alla fine della riga dobbiamo avere 36 punti. Lavoriamo in bianco anche la riga numero 10 e faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa e poi dopo cambiamo colore. Ora lavorerò la riga numero 11 e la riga numero 12 in un altro colore. Dunque prendo il colore, tolgo via l'ultima chiusura. E la faccio col colore e poi proseguo a lavorare 30 maglie basse per 2 righe. Anche se viene lo scalino, dopo lo andiamo a coprire con un'ala, di conseguenza potete tranquillamente, diciamo, non preoccuparvi di questo. Bene, allora proseguite, fate la riga numero 11 e la riga numero 12, una maglia bassa e non di maglie basse. Ora vado a prendere l'altro filato, dunque tiro via il punto del cambio colore, prendo l'altro filato e chiudo. Vado a lavorare la riga numero 13 e farò questa sequenza di 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro. In totale, alla fine della riga deve avere 42 punti. Dunque, voi fate pure, intanto ormai il lavoro lo conoscete già, il discorso delle sequenze l'avete capito, sono 5 maglie basse, 4, 5. Finite pure la riga e ci troviamo qui dopo. Dalla riga numero 14 alla riga numero 19 lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa e poi ci troviamo qui dopo. Ora iniziamo a chiudere, andiamo a lavorare la riga numero 20 e facciamo 5 maglie basse e una diminuzione. Vi ricordo come realizzare la diminuzione. Allora prendiamo non il punto per intero come facciamo di solito, vedete l'asolina doppia, ma prendiamo davanti solo il punto, la metà davanti del punto del primo e anche la metà davanti del secondo punto. Poi andiamo a chiudere con una maglia bassa normale. Perfetto, proseguite, andate a finire il vostro giro e ci troviamo qui dopo. Riga numero 21 invece faremo 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro.
In totale, alla fine della riga dobbiamo avere 30 punti. Riga numero 22, lavoreremo 3 maglie basse e una diminuzione. In totale, alla fine della riga dobbiamo avere 24 punti. Finite pure e ci troviamo qui dopo. Lavoriamo anche la riga numero 23 e faremo 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. In totale alla fine della riga abbiamo 18 punti. Poi potete iniziare pian pianino a riempirlo. Ecco il risultato. Ora andiamo a lavorare le ultime due righe. La riga numero 24 facciamo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine rimangono le 12 righe dove andremo a chiudere il buchino facendo 6 diminuzioni. E poi finite di riempire finché siete soddisfatti. Proseguiamo, finiamo, dopo potete chiudere e fermare il filo e ci troviamo qui dopo. Ed ecco il risultato. Andiamo a realizzare 9 catenelle. Nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, andremo a lavorare una maglia bassa, poi nella prossima una maglia bassa e nella prossima ancora una maglia bassa. Lavoreremo nelle prossime 2 catenelle 2 mezze maglie alte, una e poi facciamo anche la seconda. Andiamo a lavorare 2 maglie alte, e sull'ultima catenella rimasta lavoreremo 7 maglie alte, tutte lì. Così giriamo e andiamo a lavorare al di sotto. Qui sotto andremo a lavorare 2 maglie alte, due mezze maglie alte, e 3 maglie basse finali. Potete chiudere, tenete il filo un pochettino lungo per cucirlo al corpo. Sono da farne 2. Iniziamo il lavoro con l'anello magico oppure con le 2 catenelle e lavoriamo nella seconda catenella partendo dall'uncinetto 6 maglie basse. Torniamo a lavorare sempre nello stesso modo, non prendendo il filo da dietro ma sul davanti. Seconda riga lavoreremo una maglia bassa e un aumento per 3 volte. Terza riga, lavoriamo le 9 maglie basse così come le abbiamo, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Giriamo il lavoro così lo lavoriamo meglio e andiamo a lavorare 9 maglie basse.
Lavoriamo la riga numero 4, faremo 2 maglie basse e un aumento per 3 volte. In totale, alla fine della riga dobbiamo avere 12 punti. Due maglie basse e un aumento. Perfetto, finite pure. Lavoriamo la riga numero 5, una maglia bassa in ogni maglia bassa. Poi lavoreremo anche l'ultima riga facendo 6 diminuzioni e così chiudiamo l'ala. Questo è il risultato dell'ala. Tenete il filo un pochino lungo così lo cucite, oppure fate passare il filo in questo modo qua, lo bloccate e dopo io lo sono andato a incollare sul pulcino. Ed ecco qua come viene la luccia piccolina, dopo va incollata proprio da una parte dove c'è il cambio di colore, così vedete non si vede più niente, e poi dalla parte opposta. Anello magico oppure le 2 catenelle, e nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, andiamo a lavorare 6 maglie basse. Seconda riga faremo 2 maglie basse e un aumento per 2 volte. E così abbiamo 8 punti. Ora lavoriamo la riga numero 3 e faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Poi potete chiudere e fermare il filo. Tenete il filo un pochettino più lungo per cucirlo all'uccellino. Oppure si potrebbe anche incollare. Eventualmente io provo a incollarlo. Per realizzare il fiore facciamo una catena con 13 catenelle. E nella quarta catenella, partendo dall'uncinetto, vado a lavorare una maglia alta. Ora per ogni catenella sottostante lavorerò 2 maglie alte. Dunque 2 maglie alte in ogni catenella. Poi potete chiudere e fermare il filo. Tenete il filo un pochettino più lungo. Ecco come è venuto il fiorellino. Adesso infilate l'ago, poi lo andate a far passare sulla base delle catenelle che avete lavorato. Dunque faccio passare qui. Qua lo blocco e ora faccio passare, vedete qua, sulle catenelle. Vedete che dopo, se tirate, si forma il fiore. Ecco qua, adesso andiamo a tirare, poi gli date un pochettino voi la forma della rosellina, del fiorellino, vedete? E poi dopo andate a bloccare il fiore. Con il verde andate a realizzare
4 catenelle. E nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, lavorerete una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa. E questa è la fogliolina. Ne fate due di queste, poi chiudete, fermate il filo, così ne fate due e poi dopo verranno messe in questo modo. Ho posizionato i vari pezzi per poter ricamare gli occhi. Allora, in pratica l'ala, la prima ala, l'ho proprio posizionata sul cambio colore, che era da questo lato qua, vedete, in maniera che così si copre e noi non notiamo niente, dunque siamo proprio sulla prima riga colorata, vedete? E poi dopo dalla parte opposta ho messo l'altra, guardate un po' da sopra se vi può piacere, se è centrato, guardate anche sul laterale, lo girate, vedete un po' se vi piace come posizione e questo è la puntina d'inizio è qua e invece questa è la parte finale. Poi ho inserito il nasino e l'ho messo adesso più o meno, sì, guardando che sia a metà tra le due lucce. Poi ho ricamato l'occhio, ho provato a vedere dove mi poteva piacere e io l'ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sull'ottava riga qui e il puntino, vedete, sulla nona. Prendiamo misura sul dove realizzare l'altro occhietto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, siamo in centro, 1, 2, 3, 4. 3 e 5 dovremmo essere qui. Vi faccio vedere come l'ho fatto io. Semplicemente 1, 2 punti e sono scesa di un mezzo punto. In questo modo. Poi si passa il filo sotto. Ecco, e poi viene giù. Si ritorna dentro e poi lo vado a bloccare qua sopra perché poi andrà al fiore. E questi sono gli occhietti. Per quanto riguarda invece la codina, questa invece l'andrò a cucire e la vado a cucire sulla 19ª, 20ª riga. Dunque contate dall'alto, qua siamo all'undicesima, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20, 19 e 20. Verrà cucita in questo modo, posizionata in questo modo. Dunque la codina la potete cucire, gli altri pezzettini invece io utilizzerò la colla a caldo e anche per quanto riguarda il fiorellino verrà messo al di sopra, vedete, prima mettiamo le foglioline e poi e sopra ci mettiamo il fiorellino. Lo farò tutto con la colla a caldo, fatelo anche voi e ci troviamo qui alla fine. Ecco, io in questo caso ho alla fine cucito, come vi ho detto, la codina, incollato il becco e le ali, il fiorellino sopra la testa e questo è il risultato del mio tutorial. Mi piace veramente molto. La coda aiuta in questo caso a stare su, perché altrimenti fa proprio d'appoggio per rimanere su. Molto bello l'accostamento dei colori, può essere fatto di qualsiasi colore, dunque molto molto carini. E
Ed ecco il risultato dei nostri uccellini, l'ho fatto in due tonalità differenti, molto semplici, veloci e molto molto carini. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.